tra l'altro per fortuna rappresenta un bel pezzo di mondo dell'associazionismo e si muove sul tema della mobilità dolce in generale, sul turismo lento. Riprendo al volo, passando la parola ad Anna, le cose che appunto, le suggestioni anche del ministro, no? Lui giustamente ha detto, sembrava insomma nel 2014-2015 sembravamo dei folli, no? Quelli che pensavano che questo settore potesse avere successo. E invece questa cosa sta andando molto avanti, ma sono ormai da giorni nella rassegna stampa, ovviamente se voi vedete sono gli articoli, addirittura questa mattina c'è di un professore dell'Università di Trento, un professore ordinario, un economista importante, che riflette ad esempio sul nuovo turismo invernale da mettere in campo. Insomma, secondo me siamo in un momento storico di passaggio molto, molto interessante che nella fase post-pandemica potrebbe darci ancora più forza in questa direzione. Prego, Anna. Anna, dicevo, appunto, rappresenta tantissime associazioni della mobilità sostenibile e il turismo dolce e turismo lento. Io quindi purtroppo dovrò lasciare pochissimo spazio a due o tre interventi, magari del CAI e di altre associazioni importanti nazionali. Non potrò certo far intervenire tutti quelli che vorrebbero, che il mondo associativo ci sta ascoltando. Prego, Anna. Prima di tutto, grazie, grazie a te Paolo e in particolare al dottor Mantella, l'Agenzia del Demanio, per averci coinvolto in questa riflessione, dare valore intorno al turismo sostenibile al futuro, la discussione che stiamo facendo tutti insieme, perché credo che la cosa più complicata per il nostro paese sia fare rete, mettersi insieme, non soffermarsi sulle differenze che pure ci sono. E sono un valore. Parto da una considerazione. Il ministro in avvio ha definito questi temi, non c'è nulla, naturalmente io rappresento 40 associazioni che lavorano su cammini, ciclovie, ferrovie turistiche, paesaggio, turismo responsabile, borghi, proprio perché intorno a questo abbiamo un'idea di territorio, di accoglienza, di sviluppo sostenibile di questo paese e quindi anche di lavoro. C'è molto fermento, il ministro ha definito minoranze profetiche queste idee, noi siamo esattamente questo, ma ormai la voglia di vivere in modo differente il proprio paese, il turismo di prossimità, ma anche in tutto il mondo, ci auguriamo di superare rapidamente questa pandemia e tornare a viaggiare, ma a viaggiare in senso sostenibile. Sicuramente è molto cresciuta. E questo lo posso confermare, è un elemento a tutte le latitudini del paese che produce aspettative, produce voglia di fare, voglia di camminare, voglia di vivere. Queste novità, anche questa estate di prossimità che abbiamo vissuto, pur con tutte le criticità che hanno coinvolto anche i mondi di cui parliamo, hanno sicuramente retto un po' meglio, a parte forse purtroppo le ferrovie turistiche, rispetto ad altri. Io voglio lanciare questo mio brevissimo messaggio su due concetti fondamentali. Noi in questi anni, grazie a questa sensibilità anche delle istituzioni, di tutto il mondo industriale, associativo, territoriale, comuni, regioni, abbiamo sedimentato norme, piani, progetti, un po' di risorse, troppo poche. Qual è il problema? Che si fa una fatica enorme ad attuare, cioè passare da tutte quelle, norme e leggi a fatti concreti che il cittadino, il viaggiatore possa vivere concretamente. Per cui io esorto, e oggi mi sembra sia un pezzo di questa soluzione che l'Agenzia del Demanio, tiene in piedi con il suo progetto Valore Paese, per attuare tutto questo. Perché altrimenti abbiamo ingenerato delle aspettative, ma non riusciamo a tradurle in turismo responsabile da vivere davvero a partire dalla prossima primavera. Il secondo concetto e ultimo è abbiamo in arrivo delle risorse Next Generation EU e noi dobbiamo lavorare tutti insieme per il Next Generation Italia naturalmente,
Nelle linee guida che abbiamo letto c'erano dei segnali molto interessanti. La bozza che circola, entrata in Consiglio dei Ministri, onestamente è un po' più debole su questi temi, ma sono sicura che si tratta solo di una discussione in corso. Raccomandiamo, e siamo qui pronti a discutere con tutti voi, che quello, non sia l'unico, naturalmente, ma sia un pezzo importante in cui fare rete, identificare delle risorse e fare in modo che dalla nostra visione comune, che anche questa mattina è emersa moltissimo, riusciamo anche con le risorse necessarie sui territori a far diventare realtà il valore del nostro meraviglioso paese e della opportunità di viverlo in un altro modo e in senso sostenibile. Tra l'altro ricordo che il Recovery Plan deve essere speso entro il 2026 e che il 37% deve essere una spesa green, anzi il 100% deve essere comunque, anche quando parliamo di infrastrutture, una spesa sostenibile. Quindi abbiamo tutte, diciamo, le caratteristiche perché un pezzo, naturalmente, dei tanti problemi che attanagliano il nostro paese, riusciamo a dargli un impulso nella giusta direzione anche verso il turismo sostenibile del futuro.